Siete stati convocati qui per un'occasione speciale. Oggi, su questo palco, si sfideranno davanti a voi due stelle della musica, due uomini che hanno scritto con le note la storia. Secoli li separano, ma l'arte li unisce. Da una parte, il campione della classicità, il genio che ha riscritto le regole della musica, Wolfgang Amadeus Mozart. All'altro angolo, il padre del rock, sarto di parole ed emozioni, John Wilson Lennon. I loro avvocati dibatteranno davanti a voi, divertendosi tra accusa e difesa, illustrando fatti, dicerie ed ipotesi e raccontando i protagonisti a confronto. Signori, comincio col dire che il mio ruolo è quasi superfluo. Cosa possono aggiungere le mie chiacchiere alla grandezza di John Lennon? Ma questa è una sfida, sì signori, un duello in piena regola. E allora, poiché già prevedo inutili colpi bassi che cercheranno di infangare l'immagine del mio assistito, voglio che sappiate da subito chi è davvero Wolfgang Amadeus Mozart. So bene che idea avete di lui, il genio, il talento formidabile che scriveva musica perfetta, senza dover ritoccare un solo tratto di inchiostro uscito dalla sua penna. Eminenti giurati, sono certo che abbiate ascoltato con attenzione l'arrogante requisitoria dell'avvocato Gandellini. Non vi saranno perciò sfuggite le sue parole. Un mondo che Mozart nasconde dietro le sue note perfette. Sì, signori, perfette. L'avvocato ammette, dunque, che le note di Mozart sono perfette, ma anziché domandarsi da dove provenga tanta eccellenza, non trova di meglio che propinarvi qualche sotto pettegolezza. Chi ha detto che la vita e arte devono camminare nello stesso passo? Non lo sapete? Ve lo dico io. Il grande Bach, l'uomo che scrisse queste note. Grandezza di Mozart è tutta qui, nel suo talento di trasformare in oro le bassezze del mondo, di mutare i difetti in virtù.